notturno romano. E siccome so che è arrivato da Miami direttamente un personaggio che a Roma ha lavorato tanto e sta dando ancora tanto, anche se arriva dagli Stati Uniti, ogni tanto ritorna, e allora quasi quasi lo cerco da queste parti. Chi sarà mai? Attenzione, è un disc jockey, è un regista. È un disc jockey, è un regista, alle spalle, come si è dice. Un autore. Che cosa sei a questo un punto? Turista. Un turista, sono un turista per caso. Pensa che io non l'avevo mai visto il Parco degli Aranci. Ma questo è il Parco degli Aranci, allora entriamo un po' nel... Tanto ormai c'è la prescrizione, no? Io qui venivo, facevo sega a scuola, perché andavo a scuola qua vicino, e stiamo parlando dei primi anni 70, quei favolosi anni 70, che anche lì, quando tu una cosa la vivi, noi non sapevamo che stavamo vivendo gli anni 70. Noi eravamo dei ragazzini che andavano a scuola e i genitori... nel caso mio mi avevano protetto, perché c'era stato già il 68, ma da lì a poco arrivava il 77, che comunque è stato un secondo 68 per i giovani e per l'Italia. Quando parlo di 68 parlo di 77, per chi non lo sapesse, ma può darsi c'è qualcuno che effettivamente non lo sa, sono stati anni di rivoluzione pesante, dove il movimento studentesco si è rivoltato contro quelle che erano le istituzioni. In un primo momento erano i Matusa, i genitori, poi è diventato lo Stato, la scuola, l'università e poi insomma tutto il resto. Ma tu sei così anziano? Io sono anziano, purtroppo sì, sono del 61, quindi se vi fate due conti, io nel 70... Il 68 non l'hai fatto, ma... Non l'ho fatto alle elementari, ero a scuola, alle elementari, però poi il 77... avevo 16 anni, insomma, e quando parlo di queste scappatelle per eludere l'ora di latino alla scuola media qui al Pio IX, dove andavo io, era una scuola di preti, pensate, io sono cresciuto dai preti, le elementari le ho fatte dalle suore, quindi insomma avevo quasi un futuro ecclesiastico che poi ho marinato, appunto, diventando un DJ negli anni poi 80, negli anni a seguire. Quando peraltro ho preso esempio brutto, forse da te, ho preso questo brutto esempio, cioè? Da te. Ma ho preso il brutto esempio da persone, da personaggi, perché eravate già dei personaggi, mi apro che fa caldo, te, Marco Trani, tutte, Pietro Micioni, Paolo Micioni, eravate i DJ del momento. Tu sei la terza generazione. Ma non lo so, sono sicuramente più giovane di te. E no, quindi, non sembra, ma sono solo quindi, 2 anni. Però, esatto, però 2 anni facevano la differenza. Allora perché, sì, sì. Perché allora. Essere un diciottenne e un sedicenne faceva la differenza. Cioè io dovevo andare a scuola, tu l'avevi finita, quindi tu già lavoravi nei locali, Much More. Marco Trani lavorava all'Easy Going, Paolo Micioni ci aveva lavorato prima, Pietro al Much More prima di te, anche se lui era più giovane di te, era un enfant prodige. Tu sei abituato a parlare degli altri per motivi. Io parlo degli altri, no, perché voglio contestualizzare, no? Voglio contestualizzare e far capire. È bello anche ammettere e dire da chi ti sei ispirato, perché all'epoca il DJ era una passione, non era essere fighi, era pure un po' da sfigati essere DJ, perché dovevi stare a casa, innanzitutto dovevi farti appunto un modello, dovevi prendere un esempio, e Roma era un po' spaccata a metà, c'era chi seguiva te e chi seguiva Marco Trani, tu eri quello più che parlava al microfono, commerciale nel senso buono della parola, attenzione, perché oggi commerciale è quasi un insulto. Però tu eri quello un po' più radiofonico, perché in fondo lavoravi a Radio Dimensione Suono e quindi la gente ti conosceva di più che Marco Trani, che invece era più underground, più funky. Ma parlaci di te. Ascolta, no, voglio arrivare al punto. Ah, okay. Io personalmente, ora poi ti racconterò la mia infanzia, sono venuto a contatto con questa passione guardando dei ragazzini che ascoltavano il jukebox, quella famosa macchina infernale, quell'astronave dove mettevi la, che qui ancora la si 50 dice, lire si 100 dice lire più gettonati, e si riferiva si a si riferiva quello. Al jukebox, bravo, esattamente. E io mi appassionai, avevo a quell'epoca avevo 6 anni, quindi stiamo parlando del 66 67, ero nel quartiere di Monteverde e vidi questi ragazzi che intorno a questa macchina, a questa astronave, erano aggregati ed erano uniti dalla musica, che quindi non c'era solamente la bellezza della musica per me, ma c'era anche proprio questa aggregazione. Cioè, avevo capito che la musica
poteva fare stare insieme i giovani, ma questo l'avevo capito, ripeto, da giovanissimo. Da lì questa passione poi si è sviluppata, no? Perché la mia zia mi regalò un giradischi di quelli a valigetta, una fonovaligia, e lì cominciavo a mettere i miei 45 giri e simulavo quel gesto del 45 giri che cascava con il braccetto dopo aver messo le 50 lire, no? Perché ti dico gli altri? Perché parliamo degli altri DJ? Perché poi alla fine questa passione, prima era una passione per la musica, era un gusto musicale. Mio zio, mi ricordo, suonava la bossa nova, c'era Edoardo Vianello che cantava i Vatussi o Abbronzatissima, cioè quella era la musica che ascoltavamo noi. Quando un bel giorno io mi sono ritrovato al Much More, quindi 16enne, 17enne, o perché ho avuto la fortuna di entrare all'Easy Going e sentire Marco Trani, io ho scoperto che esisteva anche tutta un'altra musica, che era la disco, che era il funky. Allora dico, cazzo, non è che la musica è solo, con tanto rispetto per Edoardo Vianello o per Mina o Battisti, ma esisteva una musica che anche lì serviva da aggregante per i giovani. Perché io quello che ho, alla fine, di cui mi sono innamorato, io volevo controllare, ora cito una frase della grande bellezza, perché qui siamo nella, proprio questa cancellata si può vedere nel film La grande bellezza, e lì c'è una fontana bellissima, andiamo a vedere. Eccola, questa è anche nel film La grande bellezza. Lui, il protagonista, dice: io le feste non le volevo frequentare, le volevo rovinare. È un po' quello che io ho provato, perché dico, io non volevo ballare la musica, ma volevo controllare, nel senso buono della parola, il divertimento dei miei coetanei. Cioè io avevo capito che il DJ era quello che veramente controllava il movimento, non solo del ballo, ma anche il divertimento, perché tu potevi scandire esattamente il momento in cui la gente poteva urlare, cambiare umore, passare da percussioni a melodie, ad armonie, cose peraltro molto presenti, no, nella musica disco, quella che in quel periodo andava per la maggiore. E ti sto parlando di un locale come il Mais, dove c'era Francesco Bonanno, un DJ che ricordo, che purtroppo non c'è più. Quindi io a quel punto la mia passione si trasforma quasi nella voglia di farla diventare invece una professione che ancora svolgo, ma era inaspettato il fatto che lo potesse diventare, perché ripeto, per noi era semplicemente una passione, era l'amore per la musica, e questo che vorrei trasmettere oggi ai giovani e a tutti quelli che si accostano soprattutto a qualcosa di artistico. Non vi limitate a chiedere quanto si guadagna, che cosa avrò, che macchina mi comprerò, che look dovrò adottare, ma pensate ad avere una passione. Questo lo dico anche a mio figlio, che vuole fare l'attore di Broadway, non vuole andare al Grande Fratello, non vuole fare, senza offesa per il Grande Fratello, o comunque fare cose becere, vuole comunque fare l'attore, quello vero. E questa secondo me è una cosa importantissima. Ma questa fontana io la farei vedere, perché è bellissima e sembra che ti guarda con questi occhi, eh? È bella? Questa zona per te vuol dire molto, al di là della musica, tu sei cresciuto qui? Sono cresciuto qui perché io qui facevo sega a scuola, però per fare sega a scuola vuol dire che andavo a scuola, quindi andiamo a vedere, ti faccio vedere dove andavo a scuola, perché era una scuola privata e molto severa, forse è stato l'ultima trincea di quella che era una scuola poi degli anni, tanto anche qui c'è la prescrizione per loro, ma qui ci davano le bacchettate, ci mettevano, sì lo dico, oggi, vedi, questo poi oggi siamo genitori e io ci penso spesso, ne parlo con mia moglie, cioè se oggi facessero a mio figlio quello che hanno fatto, adesso non voglio fare immaginare che cosa, ma comunque il trattamento a livello proprio educativo che hanno dato a noi in questa scuola, se l'avessero fatto magari oggi con mio figlio addirittura negli Stati Uniti, noi saremmo andati, non dico alla polizia, ma saremmo comunque in una situazione raccapricciante, perché poi vabbè, qui si entra tutto in un altro ambito dove siamo forse iperprotettivi, giustifichiamo troppo i nostri figli. Questo quartiere si chiama? Questo è uno dei Sette Colli, questo è l'Aventino. Secondo me è uno dei posti più belli di Roma, anche perché c'è una particolarità, pensate, non c'è un negozio, non c'è un tabaccaio, no, c'è forse un ristorante, alcuni alberghi e tante chiese, perché vabbè, Roma si sa, è piena di chiese.
Questo quartiere è meraviglioso, veramente. Io invito, forse sono anche un po' geloso a dirlo, però chi viene a Roma, scoprite questo quartiere, perché poi c'è il famoso buco, quello che della la porta che vedi il Vaticano, che vedi qui questo parco che abbiamo visto, il Parco degli Aranci, dove siamo stati adesso, ha una particolarità che a quanto pare è anche comune di altre prospettive nel mondo, cioè tu più ti allontani dalla cupola e più la vedi, e più la vedi grande, mentre più ti avvicini e si rimpiccolisce. C'è qualcosa di simile anche a via Piccolomini. Ecco la scuola. E tu abitavi vicino? Io abitavo nel quartiere di Monteverde. Tanto vicino allora? No, prendevo un autobus, che era una cosa... Stiamo parlando quindi di superiori, non di medie. Stiamo parlando delle medie. Ah, perché... tu prendevi l'autobus? Sì, bravo, vedi, questo è un altro aspetto. Questo è un dettaglio importante. Io andavo a scuola a 6 anni, sì, e abitavo a quella che oggi si chiama Vigna Clara, sulla sì, Flaminia Vecchia. E a 6 anni andavo a scuola da solo. Capisci? 6. Oggi noi genitori iperprotettivi, chissà, tu lo manderesti tua figlia? Io sì, ma sua madre no. Esatto, no, ma io sono ansioso. Però... No, ma erano comunque tempi pericolosi, perché c'era la politica, c'era sicuramente tutto, però c'era forse quell'incoscienza e forse quella mancanza di comunicazione che rendeva il problema noto. Perché alla fine, ne parlavo ieri con una mia amica, una giornalista, a volte c'è anche un clima di enfatizzazione, cioè quando succede un fatto di cronaca tu vedi che ne succedono quasi altri simili, perché c'è proprio l'emulazione. E poi ripeto, come si dice, occhio che non vede, cuore che non duole. Io andavo a scuola, allora attenzione, i primi anni con un pullman, effettivamente mi veniva a prendere il pullman, però poi io 13enne, 14enne venivo con l'autobus, col 27. Ti racconto un aneddoto da maschietto. Qui c'era l'Accademia, guarda, c'è scritto Accademia Nazionale di Danza. Praticamente questa era la scuola femminile e quella era la scuola maschile. Tu capisci, mettere una scuola maschile a una scuola femminile, può creare quelle che sono le turbe, no? Le turbe. Non ci dimentichiamo che ormonali, noi, ai nostri tempi, siamo diventati ciechi, esatto, guardando esatto, il postal market. Esatto, noi postal market. Le fantasie erano importanti. Per noi postal market, so che è una battuta da caserma, ma ci siamo quasi diventati ciechi. Tu puoi capire, per noi maschietti, che cosa significava vedere uscire le femminucce e noi invece che eravamo lì schiavizzati in fila, perché dovevamo mantenere la fila, dovevamo fare una serie di gesti e cose che forse si riscontravano solo nella vita militare. Io ti assicuro che era una delle più severe, perché esisteva anche un altro Pio IX a San Pietro che era misto. Perché io dico misto? Non è perché fossi un arrapato. Ma lo eravamo tutti. Lo eravamo, chi è che non era arrapato? No, ma perché ti dà la dimensione, che non è dimensione suono, ma ti dà la dimensione di quanto era, proibito anche solamente pensare a una ragazza, quanto era proibito giocare fuori da una riga e uscire fuori da un percorso educativo. Guarda, questo è l'ingresso, una cosa meravigliosa. Qualcosa ci hanno anche dato di buono, attenzione, perché io qui non voglio parlare solo male di questa scuola, qui ho appreso anche quello che è il rispetto, l'educazione, non dire bugie, perché nella vita è importante non dire le bugie. E qui se dicevi una bugia la pagavi tutta, cosa che poi ho riscontrato anche in America, perché in America la bugia si paga molto cara. Quindi adesso scherziamo, giochiamo su questa cosa. È stata anche una buona scuola. Forse per certi aspetti ringrazio anche i fratelli cristiani, però quanto mi avete fatto strippare, guarda. L'occhio, la porta, il buco, l'occhio, non lo so. Comunque questo è quel famoso spioncino dove questa fila, vedi, a qualsiasi ora del giorno i turisti vengono e vogliono vedere quello che noi purtroppo non possiamo farvi vedere, perché questa fila non ce la faremo mai, noi siamo contro le file. Qualsiasi ora del giorno trovi turisti. L'apoteosi del guardone. L'apoteosi del guardone.
dicevamo prima che tu vivevi a Monteverde. Qua. Vivevo qua, Fabio. Andavi qua a scuola là all'Aventino, ma vivevi... All'Aventino con l'autobus, vivevi ma qua. Io vivevo là. Guarda, non l'ho mai detto, non l'ho mai fatto, ma no, perché non è uno scoop, figurati, non sono nessuno, non sono Garibaldi. Però qui viveva Corrado Rizza, vivevo qui e soprattutto qui dormivo, cercavo di dormire la mattina in quel primo piano, perché la mattina Monteverde era frequentata appunto dalla gente, dal popolo, dagli arrotini. Le ricordi gli arrotini? Donne, è arrivato l'arrotino, arrotiamo coltelli... ferri da cucina, non mi ricordo. E poi l'ombrellaro. L'ombrellaro che tuo fratello poi ha rispolverato con i rave. Ascolta, questo è Monteverde, questo era un angolo proprio per me, quello che vedevo io quando in quella stanza lì sono cresciuto io, ho messo i primi dischi e tu mi dici sempre parla di te. Io parlo di me, ma qui sono stato con Marco Trani a fare le prove dell'Isteria nel 1983, abbiamo provato lì, sempre in quella stanza, e quindi diciamo che da qui sono partite, per quanto mi riguarda, sono partite tante cose. E tu qui avevi il mio quartier generale, avevi il giradischi e il mixer. Avevo il giradischi e mixer, perché bravo, bisognava provare, come diceva Troisi, provare, e ma alla fine ti mancava il locale, perché il locale ci lavoravate voi. E il primo locale qual è stato? Ma il primo locale in assoluto è stato un locale a testaccio, il Camouflage si chiamava, un locale, era una grotta, no? Tu sai che anche tu hai lavorato a quelle parti, erano nel Monte dei Cocci, c'era questa grotta che si chiamava Camouflage. Poi ho avuto la possibilità di fare dei cambi al Bella Blu davanti al Much More, e poi niente, poi non si riusciva a lavorare perché i DJ all'epoca era proprio c'era proprio un cartello, se non eri bravo non lavoravi. Ma erano anche pochi i posti. Pochi posti, non eri bravo perché era una pippa, perché comunque dovevo ancora imparare la tecnica, dovevo ancora capire come funzionava. Però tu conoscevi tutti e portavi i dischi a molti di noi. Bravo, perché io avevo avuto, anzi Casalini aveva avuto l'intuizione di darmi questo lavoretto insieme a Antonio Alesse, e lì ci chiamarono il gatto e la volpe. Noi prendevamo il pomeriggio i dischi da Casalini a Best Record a Via Vodice, li portavo qui in questa casa, me li sentivo prima, me li registravo e poi li portavo a voi DJ. Quindi andavo al Much More, andavo all'Easy Going, e così ho avuto la fortuna di entrare dalla porta di servizio. Questa è stata è stato diciamo il passepartout che io ho avuto per entrare nel mondo della notte. Ma sapete quanti pomeriggi mi sono fatto là dentro, lì, là, in quella stanza là. E tu da giovane, da pischello, eri rocchettaro, eri che cosa? Chi seguivi in particolare? Io seguivo David Bowie, per me era il mio idolo. Era il mio idolo, e tutte queste impressioni musicali, tutti questi scambi avvenivano qua. Questo era l'oratorio, pensa, questo era l'oratorio dove io, che qui ci sono dei luoghi comuni da enfatizzare. Allora, quando uno era piccolo, noi eravamo piccoli, andavamo all'oratorio, perché l'oratorio era un altro luogo di aggregazione ancora prima della discoteca. Esisteva l'oratorio, che ci andavano, apparentemente ci si andava per fare catechismo, ma poi c'era quello che era interessato a giocare a pallone, quello che si voleva forse magari fare prete, quello che voleva conoscere la ragazzina, perché io comunque andavo sempre a quel pio nono dove le ragazzine non si vedevano proprio, quindi forse qui all'oratorio ho cominciato a vedere le prime ragazzine, le prime feste il pomeriggio, i primi balli lenti, tutto partiva da qui. Qui c'era, purtroppo non c'è più, la fontanella, cioè la famosa fontanella, il nasone. Il nasone, Roma è tipica per questi nasoni dove tu ti metti lì e bevi. Io ho visto americani, amici miei, venire qui a Roma e non avere il coraggio di bere quell'acqua. Quell'acqua è buonissima, noi siamo cresciuti con quell'acqua, guarda, siamo ancora qua. Quindi quello che dico sempre è che la nostra normalità non è quella del nostro vicino. No, la gente non si può rendere conto. Quindi qui abbiamo, guarda che triangolo abbiamo. Qui c'era la fontanella, vabbè, fate finta che c'era la fontanella, guarda, non è una cazzata, venite, c'è ancora il segno, guarda, quindi qui c'era la fontanella dove noi giocavamo a pallone. Altra cosa bellissima, c'è una canzone di Tiro Mancino dove si parla, loro parlano della domenica, loro parlano degli anni Ottanta, dove i palloni, dove tu dovevi giocare a pallone
adesso non mi ricordo come diceva, comunque insomma la canzone recitava che si giocava a pallone per strada e si usava una saracinesca o un muretto come porta. Poi si raccoglievano, Silvestri mi sembra, in un'altra canzone cita i palloni incastrati sotto le 127, che adesso non ce ne sono più, però i palloni si incastravano, quindi tu dovevi recuperare il pallone. E poi si faceva una cosa bellissima, che era il momento del muretto. Questo muretto qui, questo muretto, che non è un muretto, uno poteva immaginare chissà che è la muraglia cinese, era un muretto come questo, dove noi ci sedavamo stanchi. Un gradino? Sì, stanchi della partitella pomeridiana lì alla fontanella, ci sedevamo qua. E io qui ho discusso di musica, delle prime infatuazioni appunto per la ragazzina, oppure le prime incazzature. Seduto qui, guarda, ci siedo. Cosa c'era qua? Ah, niente, era il nostro punto. Sì, ma non c'era un'attività commerciale? No, non me lo ricordo, no. Ma non c'era niente, c'era questo c'era sicuro, perché non potevano strutturalmente toglierlo. E qui io parlavamo dei Led Zeppelin, parlavamo di David Bowie, parlavamo della musica rock, non parlavamo ancora della discoteca, perché la discoteca l'abbiamo scoperta dopo. Io, ecco, per darvi un'idea, qui avevo 12 anni, 13 anni. Ne sono passati di anni, da quel giorno. Questa Madonnina alla quale io mi sono rivolto tante volte, e abbiamo ripagato quel vetro tante volte, perché col pallone quel vetro l'abbiamo sfondato tante volte, e poi arrivavano le suore, perché qui c'erano le suore. Perché allora si giocava per strada? Si giocava qui, quello che dicevo, si giocava qui per strada, cioè si faceva la partitella qui, in questo. Quindi una porta potevano essere due macchine, oppure poteva essere, se qualcuno non parcheggiava e c'era un po' lo spazio tra il cartello stradale e un ipotetico palo, si faceva la partitella. Poi c'era appunto il momento in cui si doveva recuperare il pallone perché finiva sotto la macchina, c'era il momento in cui dovevi scappare perché avevi spaccato il vetro della Madonnina, e poi si beveva la fontanella, e poi sì, alla fine si faceva la tribuna politica lì al muretto, perché i famosi ragazzi del muretto, poi alla fine, secondo me, nasce da questo, perché ovunque, in qualsiasi piazza, davanti a qualsiasi oratorio c'era il muretto, e quindi da qui nasce i ragazzi del muretto. Nel nostro girovagare non pensiate che sia facile ritrovare certi posti che sono cambiati radicalmente. Stiamo andando sullo stradario del 79 per cercare questo posto, perché non è facile, non è per niente facile, ma forse ce la possiamo. Siamo saltati di zona in zona e siamo arrivati a Testaccio, perché a Testaccio negli anni, già dagli anni 70, si ballava, e lui, Corrado Rizza, ha cominciato la sua carriera proprio qui. Qui, in questa strada, dove laggiù c'era il mattatoio, per citare un locale molto famoso, l'Alibi, che tu conosci bene. Però poi qui, io non mi ricordo, qui, vabbè, facciamo, non lo so, in questa curva dietro sono passati 45 anni, sono passati forse quasi 50, sì, sarà il 1979, e io insieme ad Antonio Alesse, il gatto e la volpe, non ho mai capito chi era il gatto e chi era la volpe, mettevamo i dischi qui il pomeriggio, ma era un modo per sfogarci, perché alla fine bisognava metterli questi dischi da qualche parte, capito? E c'era questo locale, mi sembra che ci mandò, così giusto per dire come accadde, ci mandò, mi sembra, Marco Benenati, che era il DJ dell'Executive, non distante da qua, e noi il pomeriggio mettavamo la musica qua. Quindi tu mi hai chiesto prima dove ho messo la musica la prima volta, qua in questo posto, la Testaccio, questo è il Monte dei Cocci. La Roma che mi manca, perché a Miami è tutto nuovo, è tutto bianco, total white. Questa è la Roma che, nonostante questi famosi 45 anni, non è cambiato niente. Guarda qua, è fantastico, le biciclette, i cani. E quella prima esperienza come nacque? Nacque che Marco Benenati, all'Executive, lavorava lui in quel periodo, ci disse che c'era un suo amico che aveva un locale, che facesse il poliziotto questo signore, questo ragazzo,
e noi, io e Antonio, cominciamo a lavorare in questo camouflage che non esiste più, adesso ci sono altri locali, io scusami la confusione, poi lì più avanti aprì il famoso Radio Londra, però credo che fosse qui, da queste parti, guarda, 62, boh, non lo so, era qui, come vedi qua ci sono impalcature, ed erano delle grotte praticamente, perché questo qua è il Monte dei Cocci, costruito proprio sui cocci, sulle anfore. E già nel 79 c'erano i locali per ballare. C'erano pure ai tempi dei romani, c'erano i baccanali, Roma ha sempre avuto i locali, no? La cultura del divertimento. Qui c'erano i locali, certo, c'erano i locali, c'era l'Alipi, me lo chiedi tu, un trabocchetto, tu lavoravi all'Alipi. L'Alibi è stato un locale storico qui a Testaccio, è forse il primo locale, peraltro uno dei primi locali gay. Sì. E quindi comunque io ricordo da ragazzo, ricordo i tempi del Pio IX, dove c'era una per noi, ma solo per noi che vivevamo all'interno di quella scuola, c'era un'atmosfera molto, molto severa, ma fuori si stava bene. C'erano i locali, appunto, c'erano i locali gay, c'era la disco che era proprio il trionfo di questo tipo di locali, c'era l'Easy Going, c'era comunque poi il Much More, c'erano tanti locali, se vogliamo parlare di nightlife, e c'era questa zona che, ripeto, sto ragionando, è rimasta così. Quindi registi, venite, perché questo è ancora un posto che ti dà quell'atmosfera. Dici che è questo allora? Sì, Fabio, se me l'avessero detto 45 anni fa che io stavo con te a Testaccio, che vivevo a Miami, tu a Santo Domingo, e venivamo qua a cercare il locale dove io avevo lavorato, ti dicevo, ma che cazzo state dicendo? Cioè, non è possibile, perché? Perché dovevamo fare sta cosa? E invece è vero, noi stavamo qua, però era qui, quindi lì ci sono stati altri, vedi il famoso Caffè Latino, ci sono stati altri locali poi in passato, però era qui, io mi ricordo che era qua il camouflage, scusatemi se non lo so, questo è proprio l'esempio che siamo anziani, perché io ti dico, per me mi ricordo questa strada, io forse ero convinto che fosse più avanti, però questi sono i giochi della vecchiaia, no? Corrado Rizza, il DJ, che ha cominciato, dicevamo, nel 79 e non ha mai smesso. Sei, e questo lo dico con un certo astio nei tuoi confronti, quello che ha mixato più compilation in Italia. Io ne ho fatte 36, tu ne hai fatte di più. Io ne ho fatte forse 156. Pensa un po'. No, ne ho fatte tante, ma perché mi sono trovato a dirigere a livello di compilation un gruppo importante che era quello della Hitmania, Giancarlo Meo, grandissimo discografico, e io ho fatto tante compilation, sì, ma anche perché forse, allora mettiamola diversamente, non è che lo dico per omaggiare, cioè, però tu sei stato tra i primi, mi ricordo, a fare le compilation dance, però poi hai sdoganato involontariamente un filone che negli anni in cui ho fatte io era diventato proprio forse la cosa, si vendevano più dei dischi le compilation, perché nessuno voleva più spendere i soldini per comprarsi la canzone, ma si compravano la compilation, c'erano tutti i successi del momento, per Hitmania Dance, che è un po' l'apoteosi del qualunquismo, perché mentre noi sceglievamo i dischi, quei famosi dischi che io portavo ai DJ, no, vedi come sono cambiati i tempi, il DJ poi improvvisamente si magari all'epoca prendeva appunti dal tuo programma quando tu facevi Dimensione Dance, ma non, negli anni 2000 è diventato proprio di una pigrizia allucinante, perché aspettava l'uscita della compilation che magari facevamo noi per prendere i successi, quello che era sufficiente per fare una serata. Quindi scusate, ma di che stiamo parlando? Però sono contento perché ne abbiamo vendute talmente tante che abbiamo fatto dei record di vendite, non io, Giancarlo Meo che era il titolare, però io sì, ne ho fatte tantissime. Poi lì mi sono anche divertito a tirare fuori altre tematiche, anche successi del passato, classici, media shopping, possiamo dirlo, media shopping, ho fatto dei cofanetti incredibili. È un periodo fantastico, devo dire, è stato un periodo fantastico. Adesso pensa, neanche il CD, io vivo in America, ma Best Buy, che è la catena
più importanti di musica, una delle più importanti di elettronica, che vende prodotti in America, addirittura ha ritirato non i CD ma i DVD, quindi non esistono neanche più i DVD. Quindi ormai siamo già entrati in una terza, quarta era. Come hai vissuto il tramite fra vinile e digitale? Ma in un primo momento, confesso, ero anche contento, perché pensavo inizialmente che fosse un qualcosa in più, cioè non pensavo che il digitale potesse a metà degli anni 80 poi andare proprio a sostituire completamente l'analogico. Cioè, io non lo so, ho sempre pensato da persona così, da sognatore, che l'analogico, il digitale e avere un supporto con i testi dentro, ecco, quando parlavamo di quel muretto, no? Noi, ecco una cosa carina, ci mettiamo anche con le copertine dei dischi, ci guardavamo le parole, i testi, le fotografie, che era anche l'unico modo per vedere le facce. Poi, dopo le compilation, altro grande successo, il Corrado Ritz, regista, autore cinematografico praticamente e televisivo. Sì, voglio allora a questo punto però mettere uno step prima di tutto, che mi sono dilettato, perché io non mi sento di essere uno scrittore, ma ho fatto dei libri, no? Che parlavano appunto di musica, di quello di cui io, su cui ero preparato, quindi il Piper, i Beatles, perché avevo trovato una collezione di fotografie dei Beatles a Roma. Poi ho fatto con Marco Trani anche un libro che parlava della nightlife, e poi insomma ho capito e ho percepito che forse la comunicazione oggi è a 360 gradi come questa telecamera, e quindi ho detto forse non è sufficiente fare solo un disco, scrivere solo un libro, ma forse un video raccoglie un po' tutto. E quindi avevo preparato con Marco un qualcosa già prima che lui ci lasciasse, che era Roma Caput Disco, dove ho raccontato la nightlife con delle immagini fantastiche, dove si vede anche quello lì, il gazzometro, no? Insomma, si vede la Roma dall'alto, si vede Roma, si vede la voce di Pino Insegno che fa finta di essere appunto lui romano, il capo di tutto, il capo di tutta sta città, no? Quindi ne ha viste di cotte e di crude. Poi ne ho fatto uno sul Piper, ne ho fatto uno sì, su Dino Pedriari, un fotografo bravissimo, e meritava di essere raccontata questa storia. Insomma, è un po' quello che vorrei fare adesso da grande, perché sono già grande, ma vorrei fare ancora qualcos'altro, nel senso che credo che per me è fondamentale la creatività, è fondamentale, ho bisogno di creare, di fare qualche cosa di creativo, non riesco a stare fermo al mare. La cosa curiosa è che fai tutto questo basandoti su Miami. Ando a Miami, certo, sto a Miami, però grazie al futuro, grazie alla tecnologia, grazie ai tanti amici che ancora conservo qui a Roma, riesco ad avere dei prolungamenti, e poi ogni tanto affrontando dei costi non indifferenti mi sposto su e giù, e lo dico perché almeno qualcuno apprezza il sacrificio, perché vi assicuro che i rientri sono veramente bassi, però noi facciamo ancora le cose perché ci piace farle, e soprattutto per quella famosa passione di cui stiamo parlando dall'inizio di questa intervista, perché la passione è la cosa fondamentale. L'ultima opera, o l'ultima operazione, ti vede protagonista insieme a collaboratori che adesso citerai, per ricordare, anche per riesumare, le registrazioni che hanno caratterizzato le piste romane, le piste da ballo. Beh, questo ultimo lavoro che ho fatto con Cristiano Colaizzi, al quale peraltro devo riconoscere il merito di aver collezionato, qui spariamo cifre che sembrano, ma è così, sono 40 anni che Cristiano Colaizzi colleziona cassette, le cassette che si facevano in discoteca, e praticamente si è messo non solo a trovarle, le anche, uso proprio dei termini, le ha sbobbinate, quindi le ha tirate giù, le ha digitalizzate, questo è il termine esatto, e poi le ha anche scalettate, quindi ne ha tirate fuori le playlist, questo termine oggi tanto di moda. Allora, che succede?
ci siamo noi in questi ultimi 3 anni, anche a fronte del Covid, siamo stati in contatto tantissimo con Cristiano. Abbiamo fatto un gruppo che si chiama 20 anni di Roma by Night, e insieme al Piovra e Massimiliano Baiocchi e Massimo Buonerba, anche Paolo Micioni, Elisabetta Graziani, dai, citiamo le persone, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Praticamente abbiamo pensato che queste cassette che noi abbiamo già pubblicato sul gruppo, sono state anche molto apprezzate, potevano diventare anche un oggetto di culto, potevano diventare un libro in questo caso. E allora che cosa abbiamo fatto? Con un editore Volo Libero, Claudio Fucci, che io ringrazio perché è un folle, un visionario come noi, abbiamo fatto un libro che si chiama appunto Roma Disco Playlist, dove disco sta all'americana proprio per discoteca, non la disco come genere, quindi Roma Disco Playlist, che raccoglie oltre 200 playlist, 4.000 brani, e soprattutto c'è un QR code che ti riporta a Spotify, quindi tu questo libro non te lo puoi solamente leggere, ma te lo puoi ascoltare, è un libro da ascoltare, come se avessi la famosa cassetta, quindi ne hai circa 200, ci sono pure le tue, quindi tu sentirai delle cose tue che neanche ti ricordi, perché grazie a Cristiano che le ha sbobbinate, e a noi insieme che le abbiamo messe in questo libro, abbiamo ricostruito il sound di Roma. Però non è solamente il sound di Roma in fondo, perché quando parliamo di movimento disco, quando parliamo di New Romantic, o parliamo della prima house, perché i dischi che si suonavano al Piper, quando Peppe Farnetti nel 65 aprì il Piper, si mettevano questi primi dischi, questi 45 giri, tu sentirai quello che si metteva dal 65 al 95 a Roma, ma probabilmente erano anche le stesse cose che si mettevano nelle feste private, nei locali in Italia, e voglio anche andare oltre, in Europa, nel mondo, perché alla fine Michael Jackson lo mettevamo noi, ma lo mettevano pure in America, Lionel Rich, o i Duran Duran, Spandau Ballet, i Culture Club, comunque stiamo parlando della musica, non delle cose che ho fatto io. Corrado Rizza, non può che terminare l'intervista nel tuo regno. Qui c'è un pezzo di cuore, qua c'è proprio un pezzo di cuore, sta qua, infatti, come si dice, si torna sempre sul luogo. Siamo ai Parioli qua. Siamo ai Parioli, non solo, siamo ai Parioli, ma in linea d'aria siamo anche vicino agli famosi archi di Porta Pinciana, di Via Veneto, la Dolce Vita, che non la citiamo la Dolce Vita. La famosa Dolce Vita di Fellini, la Dolce Vita felliniana, quella che ha visto il massimo splendore di Roma nella nightlife. Ma anche questo posto qua, devo dirti, non perché ho lavorato io insieme a Marco Trani prima e da solo dopo, è stato un posto importantissimo. Purtroppo, per chi non l'ha vissuto, ecco, forse l'unica parte rimasta intatta, qui stiamo parlando come, non so, l'Ara Pacis, lo possiamo paragonare, è un pezzo di Colosseo per noi. Questo è così com'era tutto fuori, adesso non c'è più questa parte. Quei vetri lì erano praticamente il famoso Carletto Marcuccilli, che tu conosci bene perché aveva lavorato anche, faceva gli effetti da te al Much More, si era inventato qui con gli Annozzi, si era inventato praticamente delle luci colorate che tu vedevi, una scatola di vetro illuminata, una cosa che era fantascienza all'epoca, perché ricordiamo sempre che negli anni 80, 83, quando ha aperto, non c'era il digitale, c'erano queste centraline e c'erano circa 30.000 lampadine, una cosa pazzesca. E questa è l'Isteria, 5 ottobre 83, mi ricordo tutto proprio come se fosse un libro stampato, con Marco Trani l'abbiamo inaugurato, Marco Trani era lui il titolare, poi io andai in America per un periodo, poi ritornai perché Marco se ne andò a Riccione, e tutto il resto è storia, e io per 2 anni insieme a Michi Capo, che prese il mio posto alle luci, abbiamo fatto delle serate incredibili. Guarda, io quando vedo questi gradini dove Carmelo qui sulla porta selezionava, questa era la porta d'ingresso, questo albero c'era, e questi gradini c'erano, vi voglio sedere su questi gradini come ho fatto sul famoso muretto. Qui hanno girato per esempio delle scene dei ragazzi del muretto, quindi vedi che tutto ritorna, questo muretto. E questi gradini hanno visto entrare chiunque, qui è entrato da Jack Nicholson a... che ti posso dire, chiunque a Roma amava la notte, amava la musica di un certo tipo, è venuto in questo locale. E che dire, oggi è una pizzeria, il mondo cambia e noi ci andiamo a mangiare una pizza e siamo contenti.
Allora, un'altra cosa, no, facciamo vedere il posto che è bello, perché comunque è un posto bellissimo. Là c'era la console, dove c'è il forno, guardate, lì c'era la console, quindi signori miei, per me capisci che l'emozione è un po' è tanta, però questo è interessante, perché questi gradini, guarda, guarda, questi quadrini qua sono rimasti quelli dell'epoca. Ti faccio vedere una cosa un po' intima, perché vi porto nei bagni dell'Isteria. Questi San Pietrini qua per terra sono quelli proprio dell'epoca, perché la particolarità di questo locale, la pista era fatta a San Pietrini. L'architetto Geppi Mariani aveva inventato, aveva mantenuto quest'idea dell'antica Roma, perché poi non si spiega come mai molti locali, Geppi Mariani aveva fatto anche il Much More, molti locali avevano proprio questa architettura dell'antica Roma, il Veleno dove stava Jovanotti, l'Isteria, anche lo stesso Easy Going, che sembrava un bagno turco dell'antica Roma. E guardate questi San Pietrini, questo è una cosa pazzesca. Adesso noi non possiamo andare nel bagno, perché quello è il bagno delle donne, che però era il bagno degli uomini all'epoca, mentre questo delle donne adesso è diventato quello degli uomini. Però sono tutte cose, ecco, questo è il vetrocemento, questo è quello vero, lo baciamo. E sei emozionato, perché comunque questa è l'Isteria, questa è l'Isteria. Ecco, il gran finale io lo volevo qui per far vedere quello che perderai ritornando. Da gladiatore, gladiatore, qua non è proprio il Colosseo, però insomma. Ritornando a Miami, sì, ma quanto ti manca? E quali sono le doti soprattutto di vivere laggiù e quali invece le mancanze? Ma guarda, a Miami, lo dico senza polemica, si lavora. Io ho ritrovato a 50 anni, perché sono 11 anni ormai che sto lì, ho ritrovato un lavoro, cosa che qui sicuramente è molto più complicato, specialmente nel nostro di lavoro. E poi anche per mio figlio, sicuramente, che vuole fare una carriera artistica anche lui come me. E stiamo bene, stiamo molto bene, però ci manca questa città, questa storia, la storia di questa città, questa storia che trasuda da qualsiasi. Guarda, qui abbiamo, guarda, tu lo sai benissimo, però io ve lo dico da solo, ogni pezzo lì è una cosa vera. In America queste cose le ricostruiscono, hanno ricostruito Venezia, Las Vegas, hanno ricostruito, forse in America qui ci farebbero, non lo so, un campo di football americano. Senti, perché... ma parliamo di te, tu divaghi sempre. Sì. Il DJ Rizza esiste anche negli Stati Uniti, esiste anche a Miami, certo, anche 60 anni. Sono un DJ americano, attenzione, ecco. Tu stai parlando con un DJ americano, perché sono diventato americano, quindi io sono un DJ americano, sono come Dead Morales, come Louis Vega, Corrado Rizzas. E cosa vuol dire lavorare e mettere dischi dopo una carriera romana e italiana? Cosa vuol dire essere disc jockey americano? Ma vuol dire tanto, perché l'abbiamo detto a pranzo, la nostra carriera comunque ci ha dato tanti momenti tristi, ma tanti momenti anche belli, e quindi vedere che a 60 anni mettere ancora la musica come facciamo noi, secondo me è una cosa eccezionale, perché se quel bambino che mi hai fatto raccontare oggi poteva solo immaginare che a 60 anni ancora metteva la musica, ancora metteva i dischi, anche se sono dischi digitali, io ti avrei detto non è possibile, no, forse lo farò un anno, due anni, tre anni e poi smetto e vado a fare l'impiego di banca. Mai avrei immaginato di fare mai, di 60 anni. Mai, e di stare qui con te al Circo Massimo. Mai. Corrado, ti ringraziamo. Ma sono io che ringrazio te. Viva i siti, le persone come te che si interessano ancora della storia, perché di storia stiamo parlando e la nostra, in fondo, anche la nostra è una storia.